trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Prendo atto quindi che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione della trasmissione della web TV della Camera dei Deputati, dando la parola pertanto a Dante Natali, presidente appunto di Federmetano, ricordandole che il tempo complessivo a disposizione è di circa 10 minuti, pregandola di voler sintetizzare e non dare lettura del documento preparato per la Commissione. La ringrazio e le do la parola. Grazie, grazie alla Commissione. Vorrei condividere il video in modo da poter proiettare alcune slide. Vedete le slide? Sì, vediamo benissimo, conferma? Grazie. Può proseguire, grazie. Molto, molto bene. Allora, dunque, rappresento questa sede Federmetano. Federmetano è un'associazione che è nata nell'immediato dopoguerra, quindi ha una storia molto lunga, durante la quale ha sempre rappresentato il settore distributivo del metano per auto in Italia e il settore del trasporto su gomma tramite carro bombolaio del gas naturale. Ha poi ampliato la propria capacità rappresentativa comprendendo anche le officine di trasformazione e oggi più precisamente con maggior rilievo il biometano e il metano liquido che oggi viene diffusamente utilizzato nel trasporto pesante. I dati del nostro settore attualmente sono i seguenti, leggo almeno soltanto i più salienti, diciamo. La rete distributiva è di 1548 punti vendita che comprendono 62 autostradali e 145 con metano liquido. Il circolante è sostanzialmente fermo a 1.100.000 veicoli a metano gassoso e liquido, quindi circa il 2% del totale circolante in Italia. Dal punto di vista dei consumi, il settore ha subito una fortissima contrazione, per cui se nel 2019 il gas erogato, quindi prima del Covid e prima dell'esplosione dei prezzi che ha interessato in particolar modo il nostro settore erogava più di 1 miliardo di metri cubi all'anno, nel 2022 invece la cifra si è ridotta in modo molto significativo a soli 680 milioni di metri cubi. Altra contrazione fortissima ha subito l'immatricolato che è calato del 67-70%, ovviamente anche questo conseguenza dell'effetto del caro prezzi col quale il nostro settore si è dovuto confrontare e si sta tuttora confrontando da più di un anno e mezzo. Dunque, non riesco a passare la pagina. Non riuscivo a cambiare pagina. Per dare un'idea di quella che è la situazione drammatica che il nostro settore sta affrontando da più di un anno e mezzo, vi chiedo un po' di attenzione su questo grafico che evidenzia, mette a confronto l'andamento dei prezzi del gas naturale compresso e del metano liquido con i prezzi degli altri carburanti, quindi benzina, la linea rossa, gasolio, la linea viola e azzurra, il GPL. Come vedete, mentre i prodotti petroliferi hanno subito sì qualche oscillazione, nel GPL neanche quella, però sono tutte oscillazioni ben diverse, di entità ben inferiore rispetto alla situazione che ha dovuto affrontare invece il nostro settore, in particolar modo se seguite un attimo la linea verde, noterete che i prezzi medi qui riportati indicano addirittura un prezzo al pubblico superiore ai 3 euro al chilo. Il che vuol dire che trattandosi di un prezzo medio erano anche valori molto superiori. Quindi i normali rapporti i rapporti tra prezzi tra i vari carburanti
sono stati completamente stravolti a nostro sfavore da questa situazione, dall'andamento, tra l'altro una situazione completamente avulsa al nostro settore, che ha portato il prezzo internazionale su valori fino a 16 volte il valore del medio degli ultimi 15 anni. Tuttora il prezzo, come vedete, è intorno all'1,5-1,6 euro al chilo, che è comunque ancora molto molto superiore rispetto al valore anteguerra, tanto per intenderci. Questo è l'andamento invece dell'incremento della rete distributiva. Negli ultimi, questa slide è molto utile perché vi fa capire come ci siano voluti più di 10 anni per poter portare il numero dei distributori di gas metano per autostradali da 800 a oltre 1500. Quindi il raddoppio, per ottenere il raddoppio ci sono voluti più di 10 anni. E quindi è quella che oggi noi abbiamo, cioè un'infrastruttura che è in grado di distribuire gas metano per auto su tutto il territorio nazionale, è in realtà il risultato di un lavoro molto lungo e effettuato sostanzialmente nella quasi totalità dei casi con investimenti privati, totalmente privati, quindi che non sono costati nulla allo Stato italiano. Attualmente di questi 1.550 punti vendita, circa 200 sono monocarburanti. Per quello che riguarda invece la rete distributiva, ah no, questa rete distributiva è tuttora in fase, avrebbe comunque bisogno tuttora di essere implementata. Sia perché non è presente in Sardegna, per esempio, per motivi ovviamente storici legati al fatto che il metano è arrivato in Sardegna, in quest'isola molto di recente. Ma anche sul territorio continentale vi sono zone come la Liguria, la Basilicata, la Calabria, che hanno ampiamente un numero di distributori insufficiente rispetto alle esigenze dell'utenza. Quindi una rete che oggi è in grado di coprire il territorio, ma che sicuramente presenta ancora delle lacune. Questo invece è l'andamento della rete distributiva del metano liquido. Il metano liquido ha cominciato a svilupparsi nel 2014, come vedete c'è stato un incremento anche molto rapido e uno sviluppo molto importante del metano liquido, legato al fatto che il GNL è l'unica alternativa credibile e a minore impatto ambientale rispetto al gasolio nel trasporto pesante. Non esistono altre soluzioni attualmente applicabili che siano in grado di ridurre le emissioni inquinanti nel trasporto pesante se non il metano liquido. Questa slide ritrae la situazione della rete distributiva del metano per auto dal punto di vista del self-service. Vi faccio notare che il decreto del self-service esce il 12 marzo del 2019, immediatamente dopo l'Italia entra in emergenza Covid e successivamente il nostro settore in emergenza prezzi. Nonostante questo, quindi nonostante una situazione complessivamente disastrosa per il nostro settore, molti imprenditori hanno comunque ribadito il proprio interesse nel migliorare e nel rendere ancora più fruibile questo carburante attraverso investimenti legati alla selfizzazione di questi impianti. Quindi ad oggi contiamo un numero superiore a 30 impianti, superiore a 30 di impianti che erogano gas metano per autotrazione 24 ore su 24. E il loro numero a breve poi è destinato ad incrementarsi ulteriormente. Questa rete distributiva, a nostro parere, è un asset strategico fondamentale per la decarbonizzazione dei trasporti. Già attualmente il biometano che viene erogato su questa rete è ormai il 50%, e con quest'anno supereremo il 50%, costituito da biometano, quindi da un carburante di origine completamente naturale, non fossile. Che già da oggi, o meglio già dal 2018, la nostra infrastruttura ha cominciato ad erogare al pubblico. In più,
C'è la possibilità di utilizzare questa infrastruttura, anzi, questa infrastruttura è il modo più intelligente, immediato ed economico per il paese per cominciare a veicolare percentuali sempre maggiori di idrogeno per l'autotrazione. Noi lo potremmo rendere possibile immediatamente attraverso la stessa infrastruttura che oggi eroga metano. Un breve cenno a che cos'è il biometano. Il biometano Sì, è sempre Presidente, ha metano. ancora un minuto a disposizione, così si calcola nelle conclusioni. Grazie. Allora, diamo per assodato che il biometano sappiamo che cos'è, è comunque un carburante di origine completamente naturale, si tratta di utilizzare dei rifiuti, quindi un costo per trasformarlo in un carburante che consente agli autoveicoli di non emettere CO2, esattamente quello che ci chiede l'Europa. Vedete che nel 2022 la percentuale di biometano che ha sostituito il carburante fossile è pari al 42%. Abbiamo poi una produzione in Italia anche di biometano liquido da utilizzare nel trasporto pesante. Le politiche dell'Unione Europea. Le politiche dell'Unione Europea, come sappiamo, sono fondate sul Fit for 55, che noi accettiamo dal punto di vista degli obiettivi, cioè riduzione delle emissioni di CO2 del 50% al 2035, annullamento al 2050, ma non accettiamo dal punto di vista metodologico. Cioè, è assolutamente fondamentale per poter ottenere obiettivi così rilevanti, quali le riduzioni di cui parlavo prima, di emissioni di CO2, utilizzare tutti gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, non solo lo strumento dei veicoli elettrici. Quindi biocarburanti in particolar modo e biometano, visto che già lo facciamo ed è già tutto pronto per poter aumentare ancora di più il quantitativo di questo carburante utilizzato. La revisione della DAFI è un altro elemento sul quale vorrei fare alcune riflessioni. Passo quindi subito alle proposte, visto che il tempo è pochissimo. Concordiamo sulla la razionalizzazione e ammodernamento della rete, però attenzione a non tagliare la rete di gas naturale e biometano, perché è una rete che è già numericamente esigua e assolutamente appena sufficiente. Come facevo presente prima, ci sono zone in cui ha ancora scoperte dal punto di vista del servizio, quindi è fondamentale che nell'ambito di questa ristrutturazione non si vada a ridurre il numero di questi punti. È fondamentale dal punto di vista della DAFI che vada mantenuta l'obbligo alla realizzazione su nuovi impianti, che vada mantenuto l'obbligo del gas naturale, perché se vengono realizzati nuovi impianti in questo contesto vuol dire che sono impianti che vanno a coprire zone di territorio o fasce di mercato non servite, e quindi il gas naturale deve rimanere come obbligo erogazione all'interno di questi impianti nuovi. No a chiusure forzate, perché la rete è stata realizzata in un'ottica di liberalizzazione che ci è stata tra l'altro imposta dalla stessa Europa. Dalla stessa Europa. È necessario agevolare le stazioni multifuel con prodotti low carbon e servizi maggiori all'automobilista. Noi lo stiamo facendo attraverso lo sviluppo del self-service di cui vi parlavo prima. Il contrasto all'illegalità è assolutamente indispensabile per mantenere, noi siamo assolutamente favorevoli per mantenere condizioni di concorrenza leale tra gli operatori. Speriamo che il tavolo operativo venga mantenuto aperto in modo da mantenere un dialogo aperto tra governo e le associazioni che porti a soluzioni dal punto di vista della razionalizzazione della rete e speriamo che il prima possibile sia possibile rendere dinamica l'anagrafe dei carburanti in modo da poter avere dati immediatamente da fare rilevazioni immediate su quelli che sono i punti vendita realmente aperti in Italia e sul fatto che ci siano punti vendita non dichiarati o non completamente Grazie Presidente, le gestiti. chiedo scusa ma ha sforato abbondantemente i 10 minuti, siamo già ai 14 e Ma la chiaramente ringrazio le io, ringrazio la conclusioni erano commissione. incluse nel tempo a disposizione, lo dico anche per
equità e omogeneità rispetto agli altri intervenuti auditi. Chiedo ai colleghi se hanno domande, sia ovviamente i colleghi presenti che i colleghi collegati, e ovviamente poi potrà inoltrare il documento con tutta la precisazione delle conclusioni finali alla Commissione. Domande ce ne sono? Direi di no. Grazie allora per il prezioso contributo. Con il consenso degli auditi prendo atto che non vi sono obiezioni, dispongo pertanto l'attivazione della trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Do la parola a Roberto Di Vincenzo, Presidente, ricordando che il tempo complessivo è di 10 minuti, complessivi ovviamente dell'inquadramento e delle conclusioni e delle richieste che sono da fare alla nostra Commissione. E pregando anch'essi di voler sintetizzare e non dare lettura del documento eventualmente preparato appunto per la nostra commissione. Prego, Presidente, a lei la parola. Buongiorno, grazie a tutti anche per l'occasione di poter precisare alcuni elementi che secondo noi in questo contesto sono estremamente importanti. Ricordiamo a tutti che noi garantiamo la mobilità dei cittadini con circa 100.000 addetti presenti in praticamente tutti i comuni del territorio italiano. Questo settore nel corso degli ultimi anni ha avuto una serie di vicissitudini, molte multinazionali sono andate via, la distribuzione dei carburanti è rimasta in mano a 4 compagnie petrolifere che più o meno rappresentano il 30-40% della distribuzione di carburanti, per il resto in mano a operatori indipendenti che via via hanno sostituito gli operatori integrati. Tutto questo ha determinato un allentamento del quadro regolatorio che pure nel corso degli anni aveva garantito la certezza per gli operatori, aveva garantito anche la certezza per gli automobilisti anche sul piano del contenimento dei prezzi. Ora si tratta, e noi abbiamo depositato, non volendo ragionare solo in astratto, alla Commissione nella giornata di ieri un documento articolato che è parte di un documento che abbiamo già consegnato al Ministero del Made in Italy e sul quale aspettiamo insieme agli altri colleghi che si dia vita a quel tavolo di filiera che è stato anticipato con enfasi, che è stato la prima riunione del quale la prima riunione si è tenuta l'8 febbraio, ma dopo quella riunione non si è più inteso procedere in avanti. Ovviamente per larghissima parte, stando a un'estrema sintesi, condividiamo le argomentazioni, anche le conclusioni, anche le richieste che sono formulate nella proposta di ordine del giorno Appendino e Peluffo, perché secondo noi recuperano parte importante di quella risoluzione che a dicembre del 2019 la 10ª Commissione Attività Produttive della Camera ha approvato all'unanimità, dando proprio il senso della necessità di un intervento strutturale di ristrutturazione e ammodernamento di questo settore, anche per cogliere le sfide che vengono al settore ma al paese dalla decarbonizzazione. Uno su tutti, noi avevamo chiesto ripetutamente anche nelle precedenti audizioni che questo processo di ristrutturazione consentisse da una parte la chiusura
di circa 10.000 impianti che sono obsoleti, fino a 5.000 impianti sono addirittura con un erogato inferiore a 300.000 litri l'anno. Che questa chiusura consentisse di utilizzare gli impianti dismessi e bonificati, quindi c'è anche un elemento di bonifica del suolo, consentisse l'allocazione di offerta di carburanti per l'autotrazione diversi da quelli tradizionali. Ovviamente è un processo che ci rendiamo conto complesso e lungo, ma semmai si comincia ad affrontare questo tema, noi temiamo che la situazione peggiorerà. D'altra parte, non siamo noi, ma sempre alla stessa commissione, il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Trento prima e poi il Presidente della Commissione Antimafia hanno dimostrato, anzi, il Presidente della DIA e il Procuratore Generale della DIA hanno dimostrato come la criminalità organizzata in questo laissez-faire, in questa situazione di destrutturazione normativa, la criminalità organizzata ha fatto di questo settore un settore preda delle sue brame. Quindi noi nel ribadire la nostra totale e piena disponibilità ad approfondire i singoli temi che pure abbiamo inviato alla Commissione, riteniamo importante che finalmente si metta mano a questo processo di ristrutturazione, che significherebbe ammodernare la rete, apportare investimenti, mettere fine ad un sistema speculativo nel quale i gestori o figure chiamiamole così, professionali non previste dalla norma, sono sfruttate e guadagnano meno della metà di quanto guadagna un gestore che pure è abbastanza insufficiente per tutti gli adempimenti che nel corso degli ultimi anni sono gravati su questa categoria. Quindi, oltre a sostenere la posizione, noi chiediamo che la Commissione, dopo aver proceduto al dibattito, all'eventuale approvazione degli ordini del giorno, anche integrandoli fra di loro, perché mi sembra che per larga parte siano sovrapponibili, poi cerchi di sorvegliare sull'applicazione da parte del governo. Diversamente diventa una fatica di Sisifo. Continuiamo a ragionare, continuiamo a fare proposte, continuiamo a guardare al futuro, ma tutto questo si infrange poi sul muro dell'indifferenza che il governo ha sempre alzato alle richieste di questa categoria. D'altra parte, ricordavo prima che l'illegalità la fa da padrona in larga parte di questo settore. L'illegalità non è certo rappresentata dal fatto che i gestori non abbiano dichiarato o esposto il cartello del prezzo medio, un'altra delle come dire un altro dei provvedimenti presi un po' sull'onda dell'emozione e senza una reale necessità. E che quindi anche questo si trasformerà, ma qui uso le parole del Presidente dell'Antitrust, in un sostanziale allineamento dei prezzi e quindi ad un innalzamento. Qui la scelta fatta nel 2007 era quella di tenere i prezzi sostanzialmente in una situazione di secretazione più o meno significativa. Adesso torniamo ai prezzi invece sui quali c'è un'informazione totale. Ma se questo deve essere, è chiaro che dall'altra parte dobbiamo andare ad un sistema che ripristini i livelli di contrattazione collettiva impediti dall'antitrust nel 2000 prima e nel 2007 poi, e che si ricreino le condizioni minime per lo sviluppo di un settore
che dal nostro punto di vista e non solo dal nostro punto di vista è essenziale per la vita del Paese. Grazie, grazie Presidente per la sua chiarezza chiaramente nell'esposizione e anche nelle richieste che ovviamente rimangono verbalizzate. Chiedo ai colleghi se hanno domande. No, vedo che non ci sono domande né in presenza né in collegamento, quindi per ora la ringraziamo. Immagino che abbia preparato un documento, giusto? Abbiamo già inviato. Benissimo, grazie. Grazie a lei, buon lavoro. Tramite Web TV della Camera e do la parola a Bruno Bearzi, Presidente, ricordando che il tempo complessivo a disposizione è di circa 10 minuti, ovviamente comprensivo di illustrazione, richieste e conclusioni, e pregandolo di voler sintetizzare il documento eventualmente, quindi non leggerlo, il documento eventualmente presentato per la Commissione. Grazie Presidente, a lei la parola. Credo che non abbia il microfono acceso, Presidente, spero che abbia potuto sentirmi invece. Abbiamo qualche problema nel collegamento, Presidente, mi faccia un cenno se sente. No, la vediamo collegata ma non abbiamo nessun ritorno, quindi un attimo di sospensione ovviamente per permettere.
per aver ritenuto il riferimento alla risoluzione Peluffo e Appendino. Guardi, facciamo un ultimo tentativo, Presidente, perché la sentiamo veramente molto a tratti, non è registrabile e utilizzabile con questa qualità il collegamento. Provi a staccare la telecamera e vedere se l'audio può reggere il collegamento in maniera Di avviare continuativa. le correnti. Mi Presidente, mi ascolti sentite? solo. Presidente, la chiedo di ascoltarmi un secondo senza parlare. Parlo io un attimo, grazie. Provi a staccare la telecamera e a parlare, prego. Provi ad andare soltanto con L'ho già fatto. l'audio per vedere. Provi a parlare, Presidente, vediamo, facciamo ancora questo tentativo, vediamo se. Provo con gli altoparlanti esterni Presidente, in queste condizioni mi dispiace molto, ma non possiamo registrare e sentite? ritenere. No, Presidente, non la sentiamo. È tutto a balzi e il suo audio purtroppo non ci arriva fluido e comprensibile perché sentiamo una parola ogni cinque, non è assolutamente fruibile il suo intervento. Non in una qualità adeguata ovviamente per un'audizione di questo tipo, per cui le chiediamo la cortesia ovviamente di magari riadeguarsi con un collegamento diverso e ovviamente ricalendarizziamo senza perdere la sua audizione in un altro momento. La pregherei di non farlo con questa modalità e non da quel luogo che evidentemente ha dei problemi di linea, per cui se riesce a strutturarsi in maniera alternativa. Tecnologicamente alternativa o viene qui in presenza dove l'accogliamo sicuramente con molto piacere, qui alla Camera dei Deputati, nella nostra sala della Commissione, della decima Commissione, o altrimenti se si organizza in maniera diversa ma efficace per un collegamento che possa essere appunto fruibile, siamo totalmente disponibili a riaggiornare l'audizione e la contatteranno gli uffici per farlo. Mi dispiace, ma non possiamo far diversamente. Non è una scelta mia, ma è ovviamente una scelta degli uffici perché abbiamo bisogno di una qualità che garantisca poi la verbalizzazione. La ringrazio, non so neanche se lei mi stia sentendo per la verità, però ovviamente per le vie brevi.